Ciao mamma e papà, sapete che la sicurezza auto ormai credo non sia più un mistero, una delle cose a cui noi teniamo particolarmente, però ci siamo resi conto che spesso e volentieri si parla molto e si spera sempre di più di sicurezza auto per un bimbo piccolino che sta per nascere e poca attenzione si mette su quello che dobbiamo tenere ben presente quando parliamo invece di un bimbo più grandicello. Per una serie di motivi, perché inizia un bimbo, per bimbo grandicello innanzitutto intendiamo bimbo media dai 4 anni in su, quando ormai abbiamo passato la fase del gruppo 1, quindi seggiolino diciamo che comporta il maggiore investimento sia in termini di ragionamenti in base a che macchina abbiamo, insomma in base anche in termini economici, e quindi quando si affronta l'argomento sicurezza auto per un bimbo di 4 anni, tante sono le casistiche che si pongono, soprattutto perché è la fascia dove sempre di più si cerca, non così raramente, una scappatoia, ossia le famose alzatine che speriamo prima o poi diventino effettivamente non più commercializzabili. E soprattutto perché magari è un momento in cui, ma sì, serve alla nonna per portarlo a scuola, quindi qualcosa che mi costi poco, qualcosa che tanto devo fare poca strada, lo riciclo dai nonni, dagli zii, dai cugini, da quello che è. Ricordiamo, io volevo fare un po' un vademecum in pochissime regole da tenere a mente quando dobbiamo pensare appunto ai viaggi di un bambino più grandicello. Allora, partiamo col dire numero uno, serve un seggiolino, ok? Fino a quando serve il seggiolino? Fino ai 150 cm di altezza. Non lo diciamo noi, lo dice il codice della strada e più precisamente l'articolo 172, per cui da lì non ci scappiamo. Numero 2, noi aggiungiamo serve un seggiolino auto che sia idoneo. Proprio per i motivi di prima, spesso e volentieri è la fascia più maltrattata perché utilizziamo un seggiolino auto di recupero, un prestato che ha fatto miliardi di viaggi, che ha utilizzato, su cui hanno viaggiato tanti bambini, cuginetti, amici. Ricordando una cosa molto importante, ossia che i seggiolini auto nel momento in cui viene fatto un incidente andrebbero, vanno, non andrebbero cambiati. Per cui attenzione al seggiolino auto che vi fate prestare, regalare o comprate usato, perché noi non possiamo sapere che tipi di urto o di maltrattamento, se vogliamo, ha subito escursione termica dovuta al caldo freddo, le plastiche non sono estensibili all'infinito, quindi che tipi di vita ha vissuto questo seggiolino che noi andiamo ad utilizzare. Terza cosa, deve essere un seggiolino adeguato a lui, ok? Quindi un seggiolino idoneo in termini di vita del seggiolino stesso, un seggiolino adeguato a lui. Ossia, entriamo nel merito delle famose alzatine. Le alzatine possono essere tuttora utilizzate per bimbi dai 125 ai 150 cm d'altezza. E se il mio bimbo è 121, non posso pensare che, ma sì, mancano solo 4 cm e sono lì lì. Assolutamente no, perché quei 4 cm il mio bimbo ci può mettere un anno a prenderli. L'alzatina è sì omologata, sì utilizzabile. Se mi chiedete se è sicura, assolutamente no. L'alzatina non è sicura, noi continueremo a ribadirlo all'infinito. L'unica cosa che è veramente sicura per un bimbo è un seggiolino dotato di seduta e di schienale. Schienale che si alza a seconda della sua crescita e che mantiene sempre un'elevata protezione. Io qui vi ho preso due delle aziende che noi trattiamo più felicemente. Sempre un'elevata protezione a livello della testa, quindi mi raccomando, come utilizzo un seggiolino auto in questa fascia di età? Con la cintura di sicurezza dell'auto. Noi abbiamo qui il nostro sedile di prova, quindi vi faccio vedere molto brevemente come andrà utilizzata. Ok? Non l'aggancio giusto per velocità. Il nostro bimbo quindi sarà assicurato all'auto con le stesse cinture che noi utilizziamo. I seggiolini più sicuri, più completi, più evoluti, chiamiamola quelli più, diciamo, anche di un certo costo sicuramente, però poi entriamo anche nell'argomento prezzo, sono dotati di una serie di, intanto hanno omologazione ai size e questi sono due degli esempi, sono dotati di una serie di caratteristiche di sicurezza e di comodità che permettono al bimbo, ad esempio qui le luci, ad esempio qui il posizionatore della cintura bassa lombare o il cuscinetto che permettono al nostro bimbo di diventare indipendente nell'agganciarsi e sganciarsi da solo dal seggiolino.
Dicevamo, entriamo nei termini di prezzo. Chiaramente i seggiolini più sicuri, più non sempre sono quelli che costano di più, però chiaramente i test ADAC e test utilizzati, diciamo, per l'omologazione sono tra le caratteristiche che noi andiamo a guardare e chiaramente non soltanto quelli, ma anche composizione di tessuti, tutta una serie di cose rendono il seggiolino un seggiolino migliore rispetto ad un altro. L'argomento prezzo è un argomento che sicuramente ha la sua rilevanza, però non dimentichiamoci che questi saranno seggiolini, innanzitutto l'ultimo seggiolino che acquisterete e soprattutto seggiolini che accompagneranno il nostro bimbo fino appunto ai famosi 150 centimetri d'altezza, per cui fino alla fine. È un bimbo di 150 centimetri, un bimbo di circa 10-12 anni, quindi è chiaro che una differenza magari tra un seggiolino e l'altro di 100 euro, io devo pensare che la vado ad ammortizzare da quando ha 4 anni fino ai 10-12 anni, quindi in almeno 6 anni, quei famosi 100 euro di differenza li vado a spalmare nell'arco di almeno 6-8 anni, per cui vengono molto bene ammortizzati. Saranno seggiolini in cui sarà fondamentale innanzitutto, come sempre, guardare il libretto delle istruzioni. Guardate perché i genitori non guardano mai il libretto delle istruzioni, che è sempre posizionato, lo dico a loro disculpa, in posti abbastanza nascosti, però tiratelo fuori, conservatelo, perché innanzitutto vi dà delle istruzioni molto chiare sul tempo di vita del seggiolino, perché abbiamo ormai imparato che i seggiolini hanno una scadenza. Due, come va utilizzato il seggiolino, come va sfoderato e lavato e riutilizzato, cioè, e rifoderato in sicurezza. E ultima, ma cosa molto importante, come va assicurato all'auto? Va solo su un ISOFIX, è un semi universale, per cui conservate e leggete i libretti delle istruzioni. Mi raccomando, guardatelo se il vostro seggiolino può essere reclinato, se il carrello dell'ISOFIX scorre piuttosto che no, perché non è una cosa da sottovalutare. I carrelli dell'ISOFIX spesso scorrono in avanti, ma non tutti i seggiolini sono predisposti per avere questo spostamento. Di conseguenza, se nel libretto delle istruzioni vi dicono che il seggiolino deve stare solo perfettamente aderente al sedile, mi raccomando, utilizzatelo solo così. Soltanto la scelta di un seggiolino corretto e la sua utilizzazione in maniera precisa e puntuale lo rendono veramente seggiolino sicuro per il vostro bambino. Quindi mi raccomando, anche dai 4 anni in su, anche se pensiamo che il nostro bimbo sia grande, non andate ad utilizzare seggiolini di cui uno non conoscete la provenienza, due non sapete come si utilizzano, perché gli errori sono sempre dietro l'angolo e tre, cosa da non so, no, non sarebbe da dire, ma mi rendo conto che è sempre più da dire, legateli. Perché si trovano anzi, è questa proprio più la fascia dove, ma il bambino piange, non ci deve interessare. Legateli perché se veramente fosse possibile fare una collaborazione con le forze dell'ordine per andare fuori dalle scuole, perché è proprio questo il target di scuola dell'infanzia, dove fuori dalle scuole si trovano una marea di genitori che mettono il bimbo nel seggiolino e poi ciao. Per cui mi raccomando, acquistatelo e utilizzatelo in maniera corretta. Ok? Io detto ciò, vi saluto. Chiaramente noi siamo disponibili per qualsiasi tipo di consulenza in negozio e anche a distanza. E quindi fatevelo un giretto per vedere se il vostro seggiolino, uno, va bene e due, appunto, lo utilizzate in maniera corretta. Ok? Io vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima puntata sulla sicurezza auto. Ciao!